L'anno scorso abbiamo parlato di Enterprise Content Management e quest'anno invece ne parleremo di ricerca. Ricerca in Layfrase 7. Beh, la ricerca la usate tutti i giorni, la conoscete abbastanza bene. Tutti utilizzano la ricerca, per esempio, di Google per cercare contenuti, informazioni nel web. Ma le informazioni che andiamo a cercare sono molto più strutturate. Per esempio, oggetti, libri o altri tipi di informazioni, anche applicazioni. Ma come funziona la ricerca? Beh, non è molto facile, ma non servirà andare nei dettagli. A noi ci basterà capire come utilizzare la ricerca all'interno di Layfrase 7 e quali sono gli elementi fondamentali. Beh, un qualsiasi motore di ricerca al suo interno utilizza un indice. Un indice è il contenitore dei nostri dati. E i nostri dati vengono chiamati documenti. Un documento com'è composto? Un documento è composto da una serie di campi. Un documento che vogliamo indicizzare, da questo documento vengono estrapolate le informazioni sui singoli campi che lo rappresentano. E quindi il processo di indicizzazione non è altro che il processo di trasformare i nostri documenti, di qualsiasi tipologia siano, file, contenuti web, varia forma, archiviarli all'interno del nostro indice. E qual è la cosa più importante? È trovare esattamente ciò che si sta cercando, quindi la precisione, nel miglior tempo possibile. E quindi è molto importante la relevance, il ranking. Voglio che tra i primi risultati della ricerca ci siano le cose più attinenti che servono a me. E Google, per esempio, è molto bravo a farlo. Ma parliamo della ricerca in Layfrase 7. Un passo indietro prima. La ricerca in Layfrase 6. In Layfrase 6 la ricerca veniva fatta con Lucene, ovvero i nostri documenti, le nostre informazioni venivano indicizzate all'interno di Lucene, che era il nostro search engine, e da lì potevamo interrogarlo per reperire le informazioni. Se non volevamo utilizzare Lucene all'interno di Layfrase, potevamo comunque agganciarci a Solr come indexer esterno. Layfrase 6 supporta Solr 3 e Solr 4. Cosa abbiamo di nuovo in Layfrase 7? Beh, come già annunciato anche prima da Riccardo e come ne abbiamo già parlato anche ieri, una delle più grosse novità di Layfrase 7 è Elasticsearch. Quanti di voi conoscono Elasticsearch? Alzate le mani. E quanti di voi lo hanno utilizzato? Un po' di gente. Benissimo, quindi ne conoscete le potenzialità, però per gli altri oggi andiamo a vederle. Quindi, novità in Layfrase 7, Search Engine come motore di ricerca embeddato all'interno di Layfrase. Quindi vuol dire che quando avvieremo il nostro Layfrase 7, al suo interno avremo un'istanza di Elasticsearch. Ma potremmo comunque basarci su Solr se vogliamo. Anzi, sulla nuova versione di Layfrase avremo la possibilità di agganciarci su Solr 5 o Solr Cloud. Un'altra novità che è trasversale a tutto Layfrase 7, ma coinvolge anche l'indice di ricerca, è la modularità. E vedremo come si potrà configurare le nostre parametrizzazioni di ricerca o di indicizzazione in maniera molto facile. In Layfrase 7 avremo nuove query, nuove possibilità di fare ricerche. Avremo funzionalità di geolocalizzazione. E soprattutto il clustering, in questo caso, è demandato direttamente a Elasticsearch. Mentre su Layfrase 7 il clustering era sostanzialmente un dump dell'indice e un restore nei vari nodi, in questo caso tutta la parte di clustering viene completamente demandata a Elasticsearch. Quindi Layfrase non dovrà curarsi di replicare le informazioni nei vari nodi. Cosa ci dà Elastic, poi? Ci dà Kibana, Marvel, Shield, che sono una serie di plugin che andremo a vedere, che ci danno un bel po' di funzionalità avanzate. Partiamo dalla modularità. Il nuovo Search Engine, sebbene di default è Elasticsearch, anche lui è un bundle,
Quindi è veramente un'applicazione che si trova all'interno del core e potremmo spegnere, attivare e sostituire quando vogliamo. Quindi possiamo implementare nuovi search engine, se lo volessimo, e installarli come bundle SGI e attivarli. In più ci dà molti punti di estensione, quindi posso cambiare la configurazione dei nodi di Elasticsearch tramite un bundle SGI, configurare l'indice o la definizione del mapping, tutti i termini che adesso andiamo ad approfondire. Queste sono varie tipologie di query e filtri che abbiamo già sull'iFrame 6, quindi posso fare una ricerca per termine, posso usare l'asterisco, per esempio, per fare delle ricerche, chiamiamole like, posso fare delle ricerche secondo dei range, delle stringhe, e posso annidare i termini delle ricerche. Ma di nuovo, in l'iFrame 7 avremo nuove modalità, quindi ancora più potenza e flessibilità nella nostra ricerca. Potremmo, per esempio, usare ricerche more like this query, e quindi cercare documenti attinenti a un documento già trovato. O il multi-match query, o il this max query. This match, ho sbagliato a scrivere. Nuove tipologie di filtri. Qual è la differenza tra le query e i filtri? Le query vanno a incidere sul ranking. Quindi se io faccio una ricerca inserendo un testo e questo testo matcha su vari campi della mia ricerca, i documenti in cui viene effettuato il matching avranno una rilevanza maggiore. Mentre i filtri non incidono sullo scoring dei miei risultati, ma semplicemente mi permettono di sezionare i dati su cui sto cercando. E molto altro, vi parlavo anche di geolocalizzazione, abbiamo già in modalità nativa sull'iFrame 7 la possibilità di fare ricerche geolocalizzate, quindi posso disegnare virtualmente un rettangolo nella mia cartina e trovare tutti i contenuti di qualsiasi tipo che si trovano all'interno di coordinate nel rettangolo che io ho definito. Rettangolo, poligono di qualsiasi dimensione. Non ho limiti da questo punto di vista. Ho le nuove tipologie di aggregazioni e il boosting, che è una cosa molto, molto interessante. E infatti il boosting è una delle mie feature preferite. Cosa significa il boosting? Significa che il mio documento ha una serie di termini e quando farò una ricerca andrò a verificare se i miei termini di ricerca matchano sui campi del mio documento, ma posso indicare che il matching su qualche campo mi dà un punteggio maggiore rispetto sul matching di un altro campo. Per esempio, una persona può essere identificata all'interno del mio indice tramite un nome, un cognome, un indirizzo. E se io cerco un testo, se il mio testo matcha sul nome, avrà un punteggio maggiore rispetto se matcha sull'indirizzo. Se cerco Milano, voglio tra i primi risultati gli utenti che hanno come cognome Milano rispetto a quelli che abitano a Milano. Questo l'ha già anticipato Riccardo, ed è come viene impiegato Elasticsearch nei vari ambienti di LifeRay. In ambienti di sviluppo, tendenzialmente, come vi dicevo, Elasticsearch è embeddato all'interno di LifeRay. E quindi significa che è Elasticsearch stesso che all'interno della stessa JVM di LifeRay sostanzialmente apre una socket e si occupa lui di replicare i dati nel cluster. Questo va bene in ambiente di sviluppo, ma è sconsigliato in ambiente di produzione. Perché? Perché ovviamente, essendo Elasticsearch embeddato all'interno della JVM di LifeRay, è limitato alle parametrizzazioni delle JVM che ho del mio portale. Parametrizzazioni che possono andare in conflitto anche tra di loro. Quindi, in ambiente di produzione si consiglia di sganciarli, tenere LifeRay sullo strato, diciamo, direttamente di presentazione, e Elasticsearch in back-end, con delle proprie parametrizzazioni della JVM, in modo da essere molto più efficiente. Ok, andiamo adesso a parlare un po' di più di Elasticsearch. LifeRay ha creato una partnership insieme a Elasticsearch per crescere insieme, soprattutto per LifeRay 7. Ma perché Elasticsearch tra i vari motori di ricerca che ci sono a disposizione? Il primo punto è
è open source, quindi piace moltissimo agli sviluppatori e può essere utilizzato da chiunque, senza limiti di licenze. Ha un clustering nativo molto molto potente ed efficiente. Chi l'ha provato lo sa. La cosa più bella è che attivo due istanze di Elasticsearch e sono già in cluster tra di loro. Ovviamente, se voglio, posso andarlo a configurare in modalità multicast o unicast, come voglio. È molto semplice ed ha veramente una documentazione ricchissima. Se andate sul web, su Elasticsearch, trovate di tutto. Qualsiasi cosa volete fare, probabilmente è documentata. Una delle migliori documentazioni che ho mai visto. Elasticsearch poi può essere interrogato, configurato, utilizzato in modalità totalmente REST. Espone tutti i servizi via HTTP, ma posso, se voglio, utilizzare anche delle API. Ho delle API sostanzialmente per tutti i maggiori linguaggi di programmazione, Java, Python, Ruby. Ne nascono ogni giorno di API a disposizione. E ho anche dei tool di monitoring. E magari non è importantissimo, ma comunque è un prodotto molto di tendenza anche in questi anni e sta crescendo. E con questo sta crescendo molto, molto la community con cui dà supporto. Andiamo a vedere un po' come funziona. Come funziona una mia ricerca utilizzando Elasticsearch all'interno del nostro Liferay 7. Una delle cose fondamentali è l'analisi. L'analisi cosa significa? Che, come vi raccontavo prima, i documenti vengono archiviati e salvati all'interno del mio indice. La modalità con cui questi documenti vengono archiviati è molto, molto importante. L'analisi è il processo per cui i miei termini di ricerca, il mio testo o le mie informazioni che voglio indicizzare vengono elaborate e indicizzate. In Elasticsearch e anche in Lucene si basa tendenzialmente su questi tre punti. Filtro per i caratteri e quindi dal mio testo che voglio indicizzare posso filtrare e modificare alcuni caratteri in prima battuta. In seconda battuta divido il mio testo in singoli token. Per esempio, Liferay 7 lo dividerei in Liferay e 7. Utilizzo gli spazi per dividere il mio contenuto in singoli token. E alla fine viene applicato un token filter. Un token filter non fa altro che trasformare i singoli termini che sto indicizzando aggiungendoci delle informazioni, magari dei sinonimi, oppure rimuovendo alcuni termini. Partiamo dall'inizio, vediamo proprio un esempio di creazione di un indice e poi alcune ricerche su questo indice. Questa è una chiamata a Elasticsearch in cui sto chiedendo di creare un indice. Sto impostando il numero di shard. Chi conosce Elasticsearch sa che gli shard sono i veri e propri contenitori dei dati all'interno dell'indice. Sto indicando il numero di repliche che posso avere nei vari nodi e vado a indicare dei filtri. Partiamo da quello centrale, il char filter. Non so se lo vedete. E vado a indicare di mappare le commerciale nella parola end. Poi utilizzo il tokenizer standard e definisco un autocomplete filter, dove lo chiamo come edge and gram filter. No, lo chiamo autocomplete filter, scusate, ed è di tipo edge and gram. Cosa vuol dire? Che il mio termine di ricerca viene splittato nei singoli caratteri. Nel mio caso inizio da tre caratteri in su. Quindi cosa vuol dire? La parola Liferay verrà divisa in Liferay e tutti i vari composizioni. O il mapping è la definizione. Una volta creato l'indice e definiti quali sono le tipologie di filtri, vado a indicare quali sono i campi del mio indice. E quindi posso andare a indicare che il mio indice, che si chiama LRIS, ha una struttura di tipo account e questa struttura contiene tre termini, per esempio address, name, che sono di tipo autocomplete, o SSN, che può essere l'identificativo, che non voglio che venga analizzato, per esempio, questo campo. Quindi vado a indicare al momento dell'indicizzazione come i termini che sto inserendo vengono mappati sul singolo campo. Quindi come funziona? Se per esempio ho il testo Red and Black Foxes,
con dei tag HTML, il mio bellissimo filtro sui caratteri potrà trasformare la commerciale nella parola end. Potrà rimuovere i tag HTML, trasformandoli in questo testo, Red and Black Foxes, senza HTML e senza caratteri speciali. Il tokenizer cosa farà? Prenderà questo testo e lo dividerà nei singoli termini. Red, Black and Foxes. Red and Black Foxes. Ora è venuto il turno del token filter. Come abbiamo detto, il token filter prenderà questi singoli termini e li analizzerà uno per uno. E quindi a black potrà associare un sinonimo, me ne sono inventato uno, per esempio dark. E poi un secondo filtro potrà splittare le singole parole con un n-gram. E quindi foxes mi viene spezzato in fox, foxes e foxes al plurale. Questo cosa significa? Che avrò il mio documento, la mia frase verrà indicizzata in vari termini. E quando cercherò, per esempio, dark fox, andrò a vedere su quali termini viene effettuato il match per il mio documento. In questo caso ho due termini che matchano, per cui il mio documento sarà rilevante rispetto alla ricerca. Quindi, per essere chiaro, abbiamo la parte di analisi che prenderà il testo originale e dovrà indicizzarlo all'interno del mio indexer. Avrà delle fasi di elaborazione del testo e ne estrapolerà i singoli token. Questo in fase di indicizzazione. Nel momento della ricerca, in cui inserisco le keyword di ricerca, queste keyword vengono anch'esse elaborate. Posso decidere di utilizzare altri tipi di filtro per elaborare queste ricerche. Per esempio, in questo caso ho solo spezzato per il carattere spazio, quindi diventano due termini, dark e foxes, e andrò a vedere quali di questi termini di ricerca vanno a matchare sui documenti che sono all'interno del mio indice. Diciamo, ho un po' semplificato, ma questo è un po' il meccanismo con cui funziona. Proviamo a vedere una piccola demo. Allora, ho creato un indice. Volevo un po' di dati. Questo è Kibana, è un tool che mi permette, è un tool free di Elasticsearch che mi permette di interrogare l'indice e lo andrò a interrogare con API REST. Quindi posso andare a chiedere quanti documenti contiene il mio indice che si chiama LRIS di tipologia account. E mi risponde sempre in formato JSON. Sia le query, sia le interrogazioni che le chiamate sono tutte REST in formato JSON. Quindi in questo caso contiene circa 3.438.000 documenti. Quindi, diciamo, per il mio piccolo portatile non è male come base dati. E qui abbiamo il nostro bellissimo Layfrase 7. Ok. Aggiungiamo la mia portrait in pagina. Questa è Layfrase 7, no, questo quello sbagliato, questo. Layfrase 7 alfa 2. Cosa ho indicizzato? In realtà ho indicizzato una serie di persone e di infrazioni che potrebbero aver fatto nel territorio degli Stati Uniti o in giro per il mondo. E qui ho un portrait che mi permette di effettuare delle ricerche all'interno dei 3 milioni di utenti. Qui sulla destra vedremo quanti risultati estrae e in quanti millisecondi. Quindi se cerco Mark, ha trovato 8.740 risultati in circa 4-5 millisecondi, intorno a quella dimensione. Ed è molto molto veloce, come vedete. Ok, come vedete se aggiungo termini vado a fare il matching sui vari campi. Questo, per esempio, è il titolo, cioè, scusate, è il nome dell'utente. O questo è l'indirizzo. Viene sottolineato i campi su cui effettuo il matching. Qui vedo le varie infrazioni che sono state fatte all'utente e mi vengono sottolineati i matching. La parte interessante è la velocità con cui mi risponde.
E ovviamente sulla destra vedo il ranking dei risultati, quindi in base all'algoritmo che viene utilizzato, i risultati più importanti li avrò in cima alla lista. E se cerco un end, in questo caso, se vedete, ho utilizzato un autocomplete, quindi il match non è detto che venga fatto totalmente nel termine, ma anche in un sottoinsieme, cioè in una sottoporzione. Quelli che stanno in California. Ok. Ed è molto, molto veloce a fare le ricerche. Come faccio queste ricerche? Questo è un esempio di ricerca. Ho creato una query, ho detto che la query può avere dei filtri, ho indicato la modalità con cui viene fatto il matching sui campi e questa è la query di ricerca. Qui sto dicendo che Marcus, per esempio, lo cercherà sul termine nome, indirizzo e informazioni di data di nascita, indirizzo di nascita e l'analyzer da utilizzare. Ma se vedete, sto dicendo che se il matching viene fatto sul campo del nome, mi dà un boosting più alto, ovvero il punteggio che ho su quel documento è molto più alto rispetto agli altri campi. L'indirizzo ha un moltiplicatore di 1.5, per esempio. Quindi, se il mio utente, il nome del mio utente matcha esattamente col nome che sto cercando, lo troverò tra i primi risultati della ricerca, il che è una cosa importantissima per un indexer e soprattutto per delle ricerche. D'altro canto, tutti sanno che la seconda pagina di Google è la pagina meno vista nel web. Ok, questo è un esempio di risultato. Come vedete, mi risponde sempre con tempi molto, molto veloci. Non ho ancora tantissimo tempo, ma vediamo un po'. Ok, questo è l'esempio che facevo. Ah, posso ovviamente aggiungere più query all'interno della mia ricerca, quindi per esempio voglio solo gli utenti che hanno fatto infrazioni a partire da una determinata data, quindi a partire dal 1 agosto. E con termine oggi. Ok, ed è molto molto veloce. Ma cosa ci offre Elasticsearch? Oltre alla possibilità di avere un IDE su cui provare le mie ricerche e provare a indicizzare l'indice, ci offre tantissime cose in più. Ci offre per esempio Marvel. Marvel è un tool per cui mi permette di vedere com'è l'andamento del mio indice. Quindi quante indicizzazioni sono state fatte, con che tempi, ho anche le informazioni sullo stato del cluster e posso aggiungere altri tipi di informazioni, darmi l'intervallo su cui visualizza i dati o l'intervallo di refresh dei dati. Quindi posso andare a vedere come si sta comportando il mio indice di ricerca. Questo perché? Perché in molte applicazioni la ricerca diventa un qualcosa di critico. Ed è fondamentale per il mio business riuscire a analizzare il tool base del mio business. Pensate a Google, avrà migliaia di tool simili o anche per progetti più piccoli. Poi mi dà un altro tool che è molto interessante che si chiama Kibana. Kibana è una console in cui io posso andare a fare delle ricerche sui miei dati o posso anche andare a fare dei grafici che mi visualizzano una serie di informazioni e quindi posso andare a vedere, nel caso del mio indice di esempio, come sono suddivise le varie tipi di infrazioni, anche per il sesso delle persone che l'hanno commesso, quindi delle persone. Qui posso filtrare per solo i maschi e andare a cercarli all'interno della mia cartina, quindi con dei filtri geolocalizzati. E posso continuare a fare degli ulteriori filtri in cui mi vengono aggiornati i dati. Ora non si vede molto perché sono... Ah, ecco. E ovviamente posso fare delle query online, quindi posso andare a cercare le infrazioni fatte da Mauro Mariuzzo. E posso andarle a vedere direttamente all'interno della cartina.
Questo è solo un esempio di visualizzazione, ma tutte queste possono essere create. Questa è la demo che offre Elasticsearch per far vedere un po' come funziona Kibana e come funziona un nuovo tool che stanno proponendo che si chiama Bit. Questo tool non fa altro che raccogliere i dati del nostro server, per esempio i tempi di risposta o i tempi di latenza del mio database, indicizzarli all'interno del mio indice di Elasticsearch e poi andare a fare delle ricerche. Ho ancora 4 minuti. Ok, quindi abbiamo visto un po' di tool che ci offre Elasticsearch e che potremo utilizzare nella nostra installazione di Layfree 7. Un altro tool è Shield. Shield non è altro che un tool che mi permette di aggiungere della sicurezza nel mio indice, in modo che solo alcuni IP possono essere possono interrogare l'indice di ricerca. Posso fare in modo che la comunicazione tra i nodi del cluster avvenga in HTTPS, quindi sia sicura, e sarà un tool disponibile per l'Enterprise Edition di Layfree. Abbiamo visto Marvel, quindi monitoraggio. Abbiamo visto Kibana, che possiamo utilizzare a questo punto per riassumere i nostri dati e fare delle analitiche, molto interessante. E un altro tool, un'altra combinazione dei tool che abbiamo visto, viene chiamata LKS, ed è molto molto utilizzata, è tramite Logstash. Logstash, per esempio, raccoglie i log dei nostri application server da varie fonti, li elabora, li indicizza all'interno di Elasticsearch e poi tramite Kibana posso fare delle interrogazioni e quindi anche delle analitiche. Posso andare a vedere quanti errori il mio application server di produzione ha fatto nell'ultima settimana o nell'ultimo anno o negli ultimi 10 anni. Tanto è progettato per lavorare con milioni, milioni, milioni di record. Ma probabilmente LKS l'avete già sentito. Quanti di voi l'hanno utilizzato o l'hanno visto?